Bene, qui siamo in neuroradiologia e in particolare nella zona di controllo della risonanza magnetica. Quella che vedete alle mie spalle è una risonanza magnetica, ne sentite probabilmente anche il rumore, ed è un'apparecchiatura che viene utilizzata nel nostro reparto in tutte le età della vita, in particolare anche nei bambini, addirittura nei neonati, e ci spingiamo fino a fare esami di risonanza sul cervello del feto. Uno dei problemi principali per fare un esame di risonanza magnetica è che l'esame dura un po' di tempo, durante il quale chi sta dentro risonanza magnetica deve stare fermo. Quindi si capisce facilmente come per un bambino questo non sia facile, tant'è che fino a una certa età, diciamo fino a 4-5 anni, la sedazione si rende necessaria. Ovviamente ci si sta adoperando per ridurre più possibile la sedazione nei bambini un po' più grandicelli utilizzando diverse strategie. Una strategia che qui da noi funziona molto è quella che attraverso questo dispositivo, cioè degli occhialini appositi che possono entrare in risonanza magnetica, il bambino vede direttamente un filmato. Abbiamo oramai una piccola collezione di cartoni animati, lo stesso bambino può portarsi il film preferito, quindi quando è in risonanza, guarda il cartone animato, ovviamente questa cosa lo distrae, lo tiene fermo, che è per noi fondamentale per poter fare un esame di buona qualità. Ovviamente se il bambino si dovesse muovere, l'esame ha una qualità pessima o comunque non sufficiente per essere valutabile, per cui questo dispositivo apparentemente semplice però è un piccolo trucco che ci ha consentito di migliorare assolutamente la qualità, di ridurre il numero di sedazioni, perché ad esempio un bambino di 5-6 anni, che è proprio quell'età borderline, insomma al limite, per cui se non in modo, come dire, idoneamente assistito il bambino si muove, ecco, questo sistema ci ha aiutato molto a ridurre anche le sedazioni.